Poracci, bentornati o benvenuti sul mio canale, l'unico di YouTube Italia dove si parla di videogiochi ripescando vecchie interviste. In questo video ricchissimo vi propongo una reaction fatta in live a un'intervista fatta a Satoru Iwata nel lontano 2004. In occasione dei 20 anni da questo incontro, il portale Kikizo ne ha condiviso una versione rimasterizzata in HD contenente anche delle risposte inedite. Iwata è stata una delle figure chiave della Nintendo dei primi anni 2000, e non solo, e questa intervista è una testimonianza importantissima dell'approccio aziendale scelto dall'allora neo presidente di Nintendo, che avrebbe traghettato l'azienda fuori da un periodo difficilissimo e verso dei successi impensabili. Registrata poco dopo l'annuncio del Nintendo DS e poco dopo il reveal del nome in codice Revolution, quello che poi sarebbe diventata la Wii, l'intervista dimostra come Iwata stesse reinterpretando a modo suo il concetto di Nintendo Difference, togliendo l'azienda dalla competizione diretta con Sony e Microsoft, in cerca di un nuovo modo di concepire il videogioco e la sua fruizione. Delle parole che riascoltate oggi fanno proprio un certo effetto, un po' perché profetiche nei confronti di un futuro a breve termine, un po' perché ancora tremendamente attuali. Insomma, questa intervista ci dice tanto anche della Nintendo di oggi. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti e se contenuti del genere vi piacciono, mi raccomando, la prossima volta passate in live. Nel frattempo però, supportatemi, ma soprattutto datemi i soldi. Un grazie gigantesco ad Oggi Retro Games per sponsorizzare anche questo video. Io ho detto tutto, iniziamo! Qui contestualizza temporalmente l'intervista. Il DS era stato appena svelato, ok. Il primo reveal ufficiale della Wii era ancora lontano un anno. Per ora si conosceva soltanto il nome in codice Revolution. E nessuno avrebbe mai predetto come la Nintendo condotta da Iwata avrebbe costato tutta quanta l'industria. E effettivamente alcuni dei commenti di Iwata sono praticamente delle profezie, se rivisti oggi nel 2024. Stra interessante questa cosa. Volevo un attimo vedere qualche accenno. È appunto un po' l'ascesa al potere di Iwata, che nasce appunto come sviluppatore all'interno di HAL Laboratory e si distingue per una grandissima capacità di coding e soprattutto di compressione dati, che gli permette insomma di ottenere risultati incredibili su NES, tanto che insomma Yamauchi non solo inizia a collaborare sempre più frequentemente con HAL Laboratory, ma in più preme affinché Iwata diventi presidente e intermediario prediletto tra appunto HAL e Nintendo. E durante lo sviluppo di Pokémon Oro e Argento, nonostante Iwata non facesse parte di Nintendo ma fosse ancora dentro HAL, ha supervisionato lo sviluppo dando una mano a quelli di Game Freak. E vabbè, sappiamo che è stato anche una figura chiave nella creazione di Super Smash Bros. Per Nintendo 64, diciamo accompagnato per mano proprio Sakurai, non solo nello sviluppo del gioco ma anche nel modo giusto per proporre l'idea ai piani alti di Nintendo. E la cosa interessante è che nel 24 maggio 2002, quindi anche questo praticamente 22 anni fa precisi, quando Yamauchi va in pensione, ormai vecchio come il cucco, Iwata, da figura diciamo chiave della Nintendo di allora, diventa proprio presidente di Nintendo ed è il primo presidente a non essere legato in alcun modo al nome degli Yamauchi, né per questioni di successione di sangue né per questioni di matrimoni. Yamauchi lasciò un compito a Iwata, ovvero quello di far sì che Nintendo desse vita a idee completamente nuove, che creasse degli hardware che riflettessero quell'ideale. Però Iwata ereditò una compagnia che promuoveva l'individualismo. Questo era una cosa funzionale appunto per far emergere delle figure di spicco che poi insomma popolavano l'immaginario di Nintendo, penso appunto a Miyamoto, ma anche a Gunpei Yokoi, però questo qua inibiva la collaborazione efficiente tra i vari dipartimenti. Quindi il focus di Iwata fu quello soprattutto di creare un ambiente di cooperazione all'interno dell'azienda, una sinergia tra i vari dipartimenti che permettesse di arrivare in un contesto dove non contavano tanto le idee del singolo, ma più gli sforzi di gruppo. Riuscire a inserire canto a regione prima, dall'interno di quello che stai scrivendo, un nuovo algoritmo, una ricompressione di sprite. Guarda, questo qua è una cosa che si dice molto spesso, però in uno degli ultimi video di Did You Know Gaming, in realtà questa cosa è stata debunkata, perché è stato provato, insomma, o ci sono proprio delle testimonianze
che fanno vedere come in realtà l'apporto di Iwata non fu così determinante. Di sicuro aiutò un po' con i tempi di sviluppo, ma Kanto ci sarebbe entrata lo stesso. Non è stato merito solo del suo algoritmo di compressione. Insomma, è un po' uno di quei miti ingigantiti, giustamente, anche perché c'è una figura con tantissimo fascino dietro. Dovrei rivedere bene tutta quanta la storia, ma sono sicuro di aver visto un video dove venivano riportate le fonti certe, interviste tradotte al giapponese, eccetera, eccetera, dove appunto si ridimensionava l'apporto di Iwata, ma non questo per sminuirlo, semplicemente perché in quella determinata circostanza non è che ha sostanzialmente reinventato il gioco. Però comunque rimane una delle figure più importanti e soprattutto una di quelle figure che ha fatto sì che, diciamo, Nintendo, potesse sopravvivere al passaggio generazionale dopo comunque un periodo di profonda crisi e un'incapacità di interpretare quelli che erano i grandi stravolgimenti del mercato all'inizio degli anni 2000, ha fatto sì che Nintendo non solo interpretasse la direzione che c'era da prendere, ma soprattutto che creasse questa direzione che poi più o meno tutti quanti provarono a seguire negli anni a venire. Quindi direi iniziare a vederci questa intervista il giorno prima. Bellissimo. Assurdo, cioè il primo reveal della Revolution, quella che poi sarebbe diventata Wii, è stata una cosa super vaga, però faceva già intuire una cosa, che la console non si sarebbe basata sulla pura potenza tecnica, ma su qualcosa di diverso. Le specifiche tecniche non hanno veramente importanza nella visione di Iwata. Sappiamo che sarà così, nel bene e nel male. Può dirci qualcosa. A proposito della prossima console casalinga di Nintendo, ovvero quella che all'epoca chiamavano Nintendo Revolution, che poi sarebbe diventata la Wii. Siamo nel 2004, eh? DS のようにっていう意味は、DS のハードを見たときにね、みんな、2つの画面だとか、タッチスクリーンだとか、音声が標準搭載だとか、Wi-Fi が入ってるとかっていうことも含めて、こういう形で任天堂が新しいハードを出してくるってことは想像ができなかったと思うんですよ。でも、Ok, sta dicendo, è come il DS nel senso che nessuno si sarebbe mai immaginato che Nintendo avrebbe sviluppato una console così strana, tra virgolette, no? Cioè una console con due schermi, con un touchscreen, con il microfono, eccetera, eccetera. Nello stesso modo, nessuno può aspettarsi come sarà la prossima console casalinga. もしね、アドバンスのプロセッシングパワーをこう強化して解像度をこう上げてっていう想像なら誰にでもできたと思うんですね。Ok. で、これまでのコンソールの進歩っていうのは、Sarebbe stato molto più semplice immaginarsi un Game Advance più potente, ma in realtà non è andata così.誰にでも想像ができるような CPU パワーを10倍にして、グラフィックのポリゴンを20倍にしてみたいなね、進歩の仕方をこれまではしてきたし、それまでと同じようなコースで考えている会社もあるかもしれない。Fino ad ora il progresso ha significato aumentare la potenza delle console, incrementare il numero di poligoni a schermo e magari i competitor stanno ancora pensando in questo modo. Nintendo は DS で人々を驚かせたように、ゲームキューブの、次に何かハードを作るとしたらね、そういう人々に驚いてもらうものを作らないと、作る意味はないと思ってます。っていうと。Ok, l'intenzione è quella di sorprendere le persone, non ha senso creare un GameCube più potente. Guardate poi rispetto a oggi come sono di nuovo cambiate le cose, eh? Beh, in realtà sembrerebbe che Switch 2 sia l'esatto opposto di questo discorso. Faranno un hardware in netta, molto probabilmente faranno un hardware in netta continuità con quello che è stato Switch 1. La battaglia dei next gen, Nintendo Revolution, Wii contro PlayStation 3 e Xbox 2, all'epoca ancora non si sapeva i nomi definitivi di questi hardware. 私はソニーさんやマイクロソフトさんが考えているような次世代機に未来があるとは思ってません。Non penso che le prossime console di Sony e Microsoft avranno un futuro. Minchia. 思ってたら同じことしますね。Se pensassi che Microsoft e Sony si stanno muovendo bene, farei la loro stessa cosa.
e invece stiamo andando da un'altra parte. 私自分はついこの間までゲームを作ってたんですけど、プロセッシングパワーが10倍になってグラフィックが20倍になった機会をもらっても仕事は大変になるけど、お客さんに違いを、明らかな違いを認知させるのは anche questo è super attuale. Dice: fino a poco tempo fa sviluppavo giochi, ma se oggi avessi a disposizione un hardware che mi permette di avere una grafica 20 volte migliore, comunque sarebbe estremamente più difficile riuscire a far percepire questo incremento di qualità al pubblico. Tempi di sviluppo che si allungano, i AAA, la ricerca della grafica sempre più imponente, sempre più la corsa al fotorealismo, ma produzioni sempre più costose, team sempre più grandi, investimenti sempre più rischiosi, quindi più potenza non equivale automaticamente a un successo. Sì, è vero, Sony ci ha fatto, e Microsoft, cioè, sono sopravvissute, non è che non hanno avuto futuro, però è anche vero che la visione di Iwata, che poi sarà quella del, diciamo, dell'aprire al gaming semplice, immediato, aperto a tutti quanti, nell'immediato ha avuto molto più successo di una via tradizionale, cioè ha aperto un tipo di futuro che fino a poco prima era sostanzialmente imprevedibile, cioè ha creato un nuovo mercato, che poi quel mercato si è collassato su se stesso, magari anche per degli errori di Nintendo, quello è un altro discorso. Però allo stesso tempo, così come è collassato quel mercato, quel tipo di impostazione che hanno seguito Sony e Microsoft negli ultimi 20 anni, comunque adesso è arrivato a un punto, non dico di rottura, ma comunque dove l'equilibrio è molto precario, no? Perché insomma tutti i problemi che ci sono dietro le grandi produzioni li sappiamo, sono investimenti giganteschi che non è detto che poi facciano rientrare dei costi, che poi appunto se è un successo magari non è neanche abbastanza, quindi questo significa che poi gli studi, i grandi publisher sono sempre meno inclini a prendersi dei rischi, quindi si innova sempre di meno, si fanno sempre meno giochi, ci vuole sempre più tempo, insomma è un modello che, se vogliamo, anche quello, se lo si guarda un po' criticamente, potrebbe sembrare prossimo al collasso. The current system, in terms of letting people understand how improved the graphics shall be. ですから、その方法じゃなくて、ちょうど DS が示したようにね、例えば全く新しいユーザーインターフェースが、全く遊び方が違う。いうようなことがないと、お客さんがわざわざ新しいハードを買ってまで、大多数のお客さんがわざわざ新しいハードを買ってまで遊びたいと思ってくれないと思うんですね。そうじゃ。Qui ha detto: gli utenti, per essere spinti a comprare qualcosa di nuovo, hanno bisogno di un nuovo modo di giocare, di una nuova interfaccia, di un qualcosa di rivoluzionario, questo lo aggiungo io, che appunto il solo miglioramento grafico non può proporre, non genera la stessa curiosità. Allora, が遅れたことは我々にとって大きなディスアドバンテージになったからです。ただ、同じ時期にただ出すだけでは何の意味もなくて、同じ時期に価値がある画期的なものを、今までと不連続な、ものを出す、他社が、既存のものの改良をしてきたものを出してきた時に、任天堂が革命的と言えるものを出せるかどうか、まあそれにそのように我々のチャレンジが実を結ぶことをが我々 の目標であり、我々がやるべきことだと思います。E qui ancora una volta una bella frecciatina alla concorrenza, dove dice: effettivamente uno dei grandi problemi del GameCube è stato, e anche del Nintendo 64 aggiungerei, però vabbè, è stato quello di arrivare in ritardo rispetto alla concorrenza. Però per il discorso che stiamo facendo adesso, in realtà uscire insieme agli altri non ha assolutamente importanza. Se stai creando un hardware che è una rincorsa al graficone, allora il timing è molto importante. Quello che ci interessa è riuscire a pubblicare qualcosa che possa essere definito realmente rivoluzionario, e potremmo dire di aver avuto successo non arrivando per primi, ma creando qualcosa di unico. Well, the wait is over. This is Nintendo DS. Hype.
Tra l'altro prototipo bruttissimo proprio. DS is not simply new. It's not just more functions or higher specs. It is different. Comunque Iwata con il DS e la Wii ci ha proprio incarnato la Nintendo Difference. Poi questa può essere piaciuta o meno, può aver avuto successo o può essere stato un fallimento, però è stato un grande perché è riuscito proprio, un fallimento concettuale, ovvio che a livello di vendita è stato un successo gigantesco, però a livello proprio concettuale è stato impeccabile. Impeccabile nella sua imprevedibilità. Nani ni suru ka tteu no mada saishū kettei wa shite nai desu keredomo, kyou ano lounge yaru wa ma tenji jō de mise o mise shite iru game wa Show toyu. Ah no, vedete, qui ancora non era stato commerciale, era stato soltanto presentato il DS e ancora non era stato commercializzato. Quindi sì, sostanzialmente super super sicuro di quello che stava facendo senza avere nulla alle spalle, se non la reazione iniziale del pubblico, che comunque fu insomma un po' così e così, perché mi ricordo io all'epoca quando furono presentati sia DS che PlayStation Portable, la gente dava Nintendo proprio per morta e sepolta, perché era molto più d'impatto la grafica quasi a PlayStation 2 su una portatile piuttosto che il doppio schermo Nintendo. Tra l'altro ricordiamo che cioè, il DS all'inizio veniva anche presentato come una console che avrebbe affiancato la linea evolutiva del Game Boy. Veniva presentato come il third pillar, il terzo pilastro. Poi, un po' perché aveva retrocompatibilità, un po' perché ha avuto un successo assurdo, ha soppiantato la linea evolutiva del Game Boy. あの他にも実は社内で商品いっぱい作ってるんですけれども、あるいは社外で進んでる商品もあるんですけれども、それらは商品として作ってますから、皆さんが価値を感じていただく、あるいはDSの意味を感じてもらうまでに20分、30分、40分とかかってしまうものも少なくないんです。ですから、今回お見せしてるのは、3分ではかるっていう風な形に絞りましたんで、それでいわゆる結果でもが多いですね。 Qui parla praticamente dei titoli di lancio e dice ci sono tanti giochi interessanti, però in questa prima dimostrazione abbiamo portato tanto le tech demo perché sono quelle che si intuiscono più rapidamente, fanno intuire il potenziale della console. In realtà non è che poi la lineup di lancio del DS fosse proprio entusiasmante, però insomma si reggeva in piedi un po' tutta quanta su Mario, Super Mario 64 DS. Però insomma, che doveva dire? Siamo una merda, non abbiamo giochi. Oh, la PSP sarà un successo. Bellissimo, bellissimo. Vedete? Quello che vi dicevo prima. Qui ancora si muove con i piedi di piombo. Era lo stesso Yamauchi, se non sbaglio, che ha detto: se il DS sarà un successo, andremo in paradiso. Se invece dovesse fallire, sarà la fine per Nintendo e finiremo all'inferno. Quindi il DS era proprio una scommessa gigantesca e allo stesso tempo avevano paura di perdere quello che era lo strapotere mediatico del Game Boy e quindi dicevano no, non sarà un sostituto, ma lo affiancherà. Game Boy Advance lo scaire non era niente. DS de Game Boy Advance no market o capciò suru des. Dakara PSP wa 世界中で多分PSPが発売する頃までの総普及台数は6000万台ぐらいになってる状況から、その6000万台の既存のゲームボーイアドバンスと、それから新しい遊びを提供するDSと、両方に対して優位を示さないといけないですね。Quindi dice se PSP sarà un successo significa che dovrà battersela con i 60 milioni di Game Boy Advance venduti e anche con le nuove modalità di gioco del DS. Vabbè, risposta super paragola questa. Sono passati tanti anni dall'ultima volta che abbiamo sentito una dichiarazione dal chairman di Nintendo, Hiroshi Yamauchi, ex presidente. È ancora coinvolto in grandi decisioni? Yamauchi-san wa Nintendo no board member desu ima demo. Yes, Mr. Yamauchi is one of the board of directors at Nintendo Company Limited still now. で、 彼はあと任天堂の最大の株主ですよ。 At the same time, he is the principal shareholder of Nintendo. 元気で頭も大変よく動いてます。 Yeah.
Che proprio bacio della morte a Yamauchi e dice: no, no, ma anche se non si vede, è comunque ancora molto attivo, diciamo, dietro le quinte, anche uno dei maggiori azionisti di Nintendo. E poi sta bene fisicamente ed è anche bello, bello sveglio come al solito. Quindi gli ha detto: non sta morendo, stai tranquilli, anche perché poi abbiamo letto morirà in realtà nel 2012-13, quindi mancherà ancora 9 anni prima della sua dipartita rispetto a questa intervista. DS の2画面のアイディアは山内さんOk, がquesto è 考えられinteressante. て、L'idea di due schermi nasce da Yamauchi. Mr. Yamauchi specifically hit upon the idea and proposed why not have the two screens? で、画面が2つあるぐらい違うことをしなさいっていう意味で最初におっしゃったんですけど、我々が研究してたいろんな他の可能性と非常に相性の良い組み合わせであると我々は確信したので、Che era そun'idea のche ha アイディアbuttato un をpo' così, ha 頂戴しdetto: ました。fate qualcosa di particolare, tipo metteteci due allora schermi. sono E allora ho detto: vabbè, ok, sicuro. proviamoci. Ma invece che ci dici di Shigeru Miyamoto? A quanto pare il suo ruolo è cambiato. Ah, ok, qui però si sbaglia. Si sbaglia e continua a rispondere parlando non di Miyamoto, ma di Yamauchi. E questa è la parte che non è mai stata pubblicata prima d'ora. Hiroshi という人は50年以上任天堂を率いて、そしてこの20年間では今のゲームインダストリーの父と言えるような存在の人ですから、彼はゲーム業界はこう変わるべきだっていう哲学は私は過去にいっぱい聞いてきたし、それは自分でいいところそのまま受け継いでるつもりだし、そして時代に合わせて変化していかなきゃいけないっていうのも彼自身が言っていたこと、それも私。Ok, dice da Yamauchi, che è comunque una persona che è stata nel business per 50 anni. Ho sentito molte cose interessanti su come l'industria si sarebbe dovuta evolvere nel corso delle generazioni e intendo mantenere questo approccio. その意味で彼が言ってきたこと、過去に言ったことをそのままやればいいとは言いませんが、彼の、考えのエッセンスはこれからも。Ci ho detto, questo non significa che dobbiamo fare esattamente quello che ha detto di fare lui nel passato, ma semplicemente dobbiamo ereditare questo approccio di messa in discussione dello status quo. Quindi dicono: ah, guarda, non ci hai capito niente. Guarda che ti abbiamo chiesto come sono cambiate le responsabilità di Miyamoto ultimamente, non Yamauchi. メオさんの職責の話をしたそうですりとか、今されて、質問は宮本さんの職責だと言います。簡単そうですけど、どう簡単なのか、例えば DS 機種への対応というのは。Com'era, in che ruolo era coinvolto? In che modo era coinvolto Miyamoto nella creazione dell'hardware DS? ごめんなさい。ごめんなさい。スペースからミスター・ミヤモト。わかりました。彼と私の間で職務分担を少し変えました。任天堂の中でも、宮本の強みを一番生かすためには、彼に内部チームのゲーム開発に集中してもらうのがいいということで、これは DS であるのか、これはゲームキューブであるのか、これはアドバンスであるのかっていうことでチームを分けるんじゃなくて、宮本が社内でゲームを自分自身のそばで、作るということに宮本は集中する。それ以外のことは、別のチームを作ってそっちでやろう。で、そっちのチームは今私が監督しています。 Actually, the shift in Ok, the e qui ha detto chiaramente che c'è stato un bel cambiamento interno. Miyamoto non viene più, diciamo, utilizzato nella creazione, il suo talento non viene utilizzato nella creazione di nuovi hardware, ma nella creazione di giochi interni a Nintendo, per qualsiasi piattaforma poi, dovranno uscire. La creazione di hardware veri e propri e l'innovazione tecnologica, viene affidata a un team comandato dallo stesso Iwata. Ah, ok, questa è una domanda un po' particolare. Più che altro adesso è abbastanza strana da sentire. E dice: ma sono corrette nei confronti dei giocatori le pubblicazioni di Nintendo su scala globale? Credo si riferisca al fatto che magari i giochi non escono sempre nello stesso periodo, cioè in contemporanea, che ne so, in Giappone, in America, in Europa. Molto spesso le cose rimangono bloccate in Giappone, eccetera, eccetera. Almeno all'epoca era così. いつもね、
商品が、infatti, ヨーロッパ molto spesso capita che gli europei si beccano le cose per ultimi. ヨーロッパのお客さんに mi spiace molto per loro. 一方で、我々は商品によっては日本のマーケットよりヨーロッパのマーケットを優先して作っているものがあって、例えば今回、メトロイドプライムはヨーロッパで年内に売ろうと思ってますけれども、日本ではそれは日本の年内のローンチを諦めてヨーロッパに持っていこうと決めました。ですから常にヨーロッパを一番優先度を低く置いて軽視しているわけではあります。ただ今回の場合短い時間の中でたくさんの言葉に、対応してということを、年内にすることや、あるいは年内に限られた数しかハードが作れないことや、その他をいろいろ考えて悩みに悩んだ末で日本とアメリカに絞ってそれぞれでしっかり成功しようという。Perché poi uno dei grandi problemi dell'epoca era appunto gli adattamenti in tutte le lingue che richiedevano tantissimo tempo e rendevano il mercato europeo un mercato estremamente rognoso. Se non sbaglio, poi Iwata ebbe proprio un ruolo fondamentale nel far sì che i giochi Pokémon arrivassero anche fuori dal Giappone e anche in Europa, perché aiutò anche con la localizzazione ottimizzando il codice delle prime generazioni di giochi Pokémon, se non sbaglio. Comunque questo è Metroid Prime, è proprio un contentino, perché non è che ce lo fanno per noi europei, è un favore, è semplicemente che Metroid l'hanno sempre schifato in Giappone, Nintendo prima ancora degli utenti, e quindi era un gioco che dava un impasto fatto dagli occidentali per gli occidentali. Come Nintendo pensa di supportare gli sviluppatori che sono in diverse regioni del mondo? Per esempio, in questo momento, nel show floor, il game 新たに UK のデベロッパーが作ったものが2つありますね。1つは、アドバンスウォーズアンダーファイヤーで、もう1つがマリオピンボールなんですけど、それぞれ新しくお付き合いを始めた UK のデベロッパーです。OK。E qui sta dicendo, in realtà no, investiamo tanto anche nei sviluppatori non giapponesi. Qui stavano presentando Battalion Wars, che era il seguito per GameCube della serie Advance Wars. E anche Mario Pinball, che infatti mi ricordo era stato sviluppato da quello studio di cui non ricordo il nome, ma che era specializzato proprio in giochi di pinball, e loro avevano pitchato l'idea a Nintendo di fare un pinball game su Super Mario. De, tashikani Nintendo wa Europa de ne, developer to no connection ga rekishi teki ni wa yowakatta. 私はこれは改善されつつあると思いますし、もっと改善していきたいです。OK, c'era l'impegno nel voler rafforzare i rapporti con gli sviluppatori europei da parte di Nintendo. Tra l'altro, anche qua, se non sbaglio, adesso c'è la divisione europea di Nintendo che si occupa dello sviluppo di software, che internamente è quella che ha sviluppato gli emulatori per NSO. Le azioni di Nintendo stanno calando di valore. Puoi fare un commento sulla situazione finanziaria attuale? Ci vediamo nel 2020, nel 2017. 当然ね、任天堂の運営をしている私が株価がいくらであるべきだと申し上げるべきではないです。ただ今その任天堂の持っている総合力と、それから資産のとのバランスから見て、任天堂がの未来が十分評価していただけない流れに昨年から、なっていた時期があるというふうには思ってます。ですから、我々は口でゲームを変えるっていうだけじゃなくて、実際にプロダクトを出してゲームを変えていく、あるいは今年充実したゲームキューブのソフトをしっかり作って出すことで、結果ゲームキューブが盛り上がって、ゲームマーケットの中で、これさ、wishful thinking、決して、弱くならないということを多くの人に認めてもらうことで、そういうことは変わる。Vabbè, qui ha detto sì, è vero, insomma, magari non è il periodo più florido, però secondo me il futuro di Nintendo viene un po' sottovalutato se prendiamo in considerazione tutti gli asset e i progetti futuri che abbiamo, anche perché se diciamo cambieremo il mondo del gaming non è solo una promessa, non sono solo parole, ma lo stiamo dimostrando con i fatti. E ora anche il GameCube verrà rivalutato. Non proprio così, però, almeno non quando è sul mercato. Pure questo, ragazzi, è una differenza incredibile con il presente. Siamo in un momento in cui non ce ne deve fregare niente delle valutazioni a breve termine
delle azioni, quando invece adesso ogni decisione aziendale viene presa in funzione degli azionisti. Era proprio un altro mondo sotto questo punto di vista. E se ci concentriamo, no, questo forse è la cosa più importante di tutte. E se ci concentriamo solo su questo, penso che perderemo di vista ciò che è veramente importante. Bellissimo. E questo però c'è tutto per oggi, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di questa intervista e anche di questo tipo di contenuti sul canale, e non mi resta che darvi appuntamento al prossimo video che arriverà quando arriverà. Voi nel frattempo mi raccomando, fate i bravi, riposatevi dormendo sonni tranquilli, ma soprattutto nerdate duro. Io sono il Poro Satoru, Michele Iwata. Ciao! Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente nella creazione di video qua sul canale e in più ricevi in cambio delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo insieme a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa... Oh, 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 oh.